fatto una buona partita, un'ottima prestazione. È la prima volta che vinciamo la prima partita in Eccellenza, quindi speriamo sia di buon auspicio. Non c'è stata partita oggi, eh? No, e sinceramente noi ci siamo messi meglio in campo, abbiamo tenuto penso il pallino del gioco praticamente sempre, poi hanno provato a riaprirla sul 2-1, ha fatto un gran gol il loro giocatore l'11 e poi si è chiusa subito sul 3-1 e poi abbiamo gestito abbastanza bene. Panchina lunga, tenere in panca certi giocatori è dura, eh. Sì, l'ho sempre detto, lo ripeterò fino alla fine, è la nostra forza e se tutti sono concentrati e remano dalla stessa parte, penso alla fine ci possiamo togliere qualche soddisfazione importante. Protagonista Montevarchi e Bucinese in questo campionato. No, ce ne sono tante. Sicuramente Montevarchi è quella più la più forte, la più candidata alla vittoria del campionato. Noi abbiamo un'ottima rosa, non mi nascondo, però ci sono delle formazioni che sicuramente daranno fastidio a molti. Quest'altri tre campionati abbiamo sempre esordito e abbiamo sempre ottenuto un pareggio. Oggi la squadra è andata bene perché chiusi, sono stato a vedere la Senalunga, è una signora squadra, ha delle buone individualità. La squadra si è comportata bene, abbiamo avuto 10 minuti all'inizio del secondo tempo un pochino di defaillance, ma poi si è subito ripresa e abbiamo concluso bene, insomma. Mercoledì è Coppa, è importante anche quella. Ma per noi tutte le partite sono importanti, tutte le partite sono importanti, poi ci piace, abbiamo una rosa ampia, avremo il piacere di andare avanti. Logicamente incontriamo sicuramente la squadra che per questo campionato è la più attrezzata di tutte, quindi sarà un compito molto difficile, però ci proveremo. Alla fine un 3-1 non si discute, però hai visto che quando si è spento la luce per 10 minuti ci hanno fatto i gol e Mugelli mi sembra abbia levato una bella palla, quindi questa è la Ma c'è dimostrazione. stata anche una bella reazione. Sì, c'è stata una bella reazione, subito su 2-1 siamo ritornati subito oltre la metà campo in 5-6 per cercare di fare subito il gol, l'abbiamo fatto, però insomma ecco, ora mi piace parlare delle cose che abbiamo fatto bene, però bisogna anche cercare di limare questi errori che si fanno e ancora ne facciamo tanti. Panchina lunga, Pavani, Bettoni, Bega, è dura tenerli in panca. Lo so, però la società mi ha messo a disposizione questa rosa. Se loro sono intelligenti non ci saranno problemi, perché io la rosa così cercherò di giocheranno tutti. Certo sarebbe importante poter andare avanti anche in coppa per poterli far giocare tutti, però insomma io penso che quando i giocatori di qualità un allenatore ce l'ha è meglio averli e non averli. Bucinese Montevarchi candidato alla vittoria finale. Ma io guarda, io Montevarchi non lo so, Montevarchi però. Mi sembra che tutto che questo allarmismo che ho sentito anche domenica, il Montevarchi secondo me è uno squadrone e a me mi ha fatto un'ottima impressione. Secondo me Montevarchi sicuramente sì. E noi insieme ad altre squadre si cercherà di rendergli la vita difficile, questo non si può negare, però ora dire candidata alla vittoria finale mi sembra troppo, ancora mi sembra troppo presto.